Signori, oggi è domenica, una domenica bella tranquilla perché il Napoli ieri ha vinto. Oggi però siamo qui per fare le pagelle di Napoli Lecce 1-0, quindi cominciamo. Allora, signori, innanzitutto buona domenica a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e per i nuovi che sono appena arrivati, che sono qui per la prima volta, mi raccomando, iscrivetevi perché è totalmente gratis. Allora, oggi voglio fare le pagelle di Napoli Lecce 1-0. Prima però di fare le pagelle, voglio dire una cosa. Io, ragazzi, dopo la partita, dopo che registro il post partita, mi metto un po' a guardare sui social, mi metto un po' a guardare sulle testate, diciamo, giornalistiche, sempre online, un po' i pareri. C'è stata anche una domanda nella conferenza stampa che mi ha indotto a fare questa specie di introduzione alle pagelle, perché non sono così d'accordo su quello che tanti stanno dicendo, ovvero che Napoli-Lecce è stata una partita sporca. Voglio fare un po' il paragone con Empoli-Napoli, perché secondo me è stata Empoli-Napoli la partita sporca. Voglio farvi vedere un attimo questo confronto. Vediamo le statistiche. A sinistra ci sono le statistiche di Empoli-Napoli, a destra Napoli-Lecce. Ragazzi, il primo dato che balza all'occhio sono gli XG, anzi, ancora prima il possesso palla. Contro l'Empoli, possesso palla totalmente pari, contro il Lecce, possesso palla molto a favore del Napoli, siamo quasi al 70%. L'altro dato che balza agli occhi è l'XG, contro l'Empoli 1,41, ma attenzione, la metà di questi XG è stato il rigore, quindi tu, tolto il rigore, hai prodotto 0,7 più o meno di XG, veramente pochissimo. Contro il Lecce, senza il rigore, 2,70, che è tantissimo. Comunque, è un dato comunque positivo. Un altro dato che balza subito all'occhio sono i tiri. Contro l'Empoli, 9 tiri fatti con una grande occasione. Contro Lecce 24 tiri con 4 grandi occasioni. Quindi, guardando soltanto le statistiche, si vede proprio una bella differenza tra Empoli e Lecce. Però non voglio fermarmi qui e voglio farvi vedere anche le posizioni medie. Come prima, a sinistra le posizioni medie di Empoli-Napoli, a destra quelle di Napoli-Lecce. Ragazzi, contro l'Empoli, guardate bene, abbiamo la bellezza di 4 calciatori oltre la linea del centrocampo con una difesa abbastanza verso l'area di rigore. Non è una difesa molto alta, non è un blocco molto alto e se guardiamo bene anche i reparti tra di loro non sono così compatti. Guardiamo invece contro il Lecce. La difesa è praticamente all'altezza del cerchio di centrocampo. Abbiamo la bellezza di 7 giocatori oltre la linea del centrocampo e a livello di compattezza siamo messi meglio. Quindi anche dalle posizioni medie si vince che il Napoli ieri ha avuto un atteggiamento propositivo, ha avuto un atteggiamento offensivo, ha avuto un atteggiamento volto a dominare il possesso e la metà campo dell'avversario. E quello che vi sto dicendo viene confermato anche dai dati del baricentro. Il baricentro nel primo tempo è stato alto 56 metri, addirittura nel secondo tempo si alza di 1 metro. La cosa che cambia è la compattezza, perché nel primo tempo siamo stati più compatti, nel secondo invece, diciamo, la compattezza si è andata un po' a farsi benedire, infatti poi nel finale abbiamo un pochettino sofferto, però se una squadra attacca e propone tanto, è normale che dietro rischia qualcosa. Quindi io non sono d'accordo con chi dice che è stata una partita sporca ieri, perché ieri il Napoli ha fatto tutto quello che io mi aspetto dal Napoli e badate bene, non c'è stato bisogno del calcio spumeggiante di Spalletti o Sarri. Il Napoli ieri è stato propositivo, è stato costantemente nella metà campo del Lecce e c'ho anche un frame che va a confermare questo atteggiamento propositivo del Napoli. E ragazzi, il frame è questo qui. Siamo al 41esimo. Questa è l'azione che porterà al tiro da fuori di Ngonghe, che verrà poi parato da Falcone. Guardate ragazzi quanti siamo ad attaccare. Abbiamo qui proprio all'estrema destra Rachmani, che è il giocatore più arretrato della squadra. Abbiamo qui Buongiorno, Gilmour, David Neres, qui sotto quasi che non si vede Olivera. Abbiamo sulla destra, sulla fascia, Ngonghe. Qui c'è Di Lorenzo. Dentro l'area, McTominay, Anghissà e Lukaku. Ragazzi,
tutti e 10 calciatori di movimento a ridosso dell'area di rigore del Lecce. Questo è un atteggiamento di una squadra che ha fatto una partita sporca? A mio avviso no. La partita sporca è stata quella contro l'Empoli e lo abbiamo abbondantemente detto. La partita di ieri è stata una partita dove il Napoli ha dominato il lungo e il largo. Il risultato ha detto 1-0? È vero, però lo ripeto anche oggi. Esistono gli 1-0 di Empoli, ma esistono anche gli 1-0 contro il Lecce. Chiusa questa breve introduzione, andiamo adesso alle pagelle. Eccoci qua, cominciamo ragazzi e andiamo subito da Alex Meret, che per me si prende un 6,5. Allora ragazzi, Meret, io sto vedendo un Meret che sta migliorando sulle uscite, perché comunque ieri ha fatto 2-3 uscite, sia alte che basse, abbastanza buone. Ha fatto una parata importante sul tiro di Baschirotto nel primo tempo sul calcio d'angolo. Nel finale di partita ha fatto anche quella presa alta sulla punizione all'ultimo secondo per il Lecce. Nel finale un pochino di sbavature su questi palloni che venivano rinviati, però nel complesso secondo me ha fatto una partita buona, positiva, quindi io gli voglio dare il 6,5. E arriviamo subito al migliore in campo, ragazzi, Di Lorenzo, il capitano, 7,5. Un ottimo lavoro in copertura. E tra parentesi, nel finale di partita fa una chiusura clamorosa su un giocatore del Lecce che stava praticamente a porta vuota. Un grande lavoro comunque a sostegno della fase offensiva, tante sovrapposizioni. Fa 2 gol, uno purtroppo annullato. E ragazzi, il gol annullato, diciamo, è stato giustamente annullato perché Di Lorenzo si trovava oltre il portiere. Il portiere è l'ultimo calciatore, quindi se si trova oltre a dei difensori, diciamo, della sua squadra, quei difensori non vengono calcolati per il fuorigioco, è il portiere che viene considerato. E Di Lorenzo al momento del tiro di Oliveira si trovava oltre al portiere, quindi è stato giusto annullarlo quel gol. Non contento però fa il gol poi nel secondo tempo che varrà la vittoria finale. Un gol abbastanza, possiamo definirlo un po' fortunato, perché comunque Falcone fa la parata, non la trattiene, la palla rimane un po' lì. Di Lorenzo è stato bravo ad approfittare di questo mezzo errore di Falcone, perché secondo me Falcone ha fatto un mezzo errore perché quella palla non l'ha trattenuta, ci ha creduto, è stato determinato in quell'occasione e alla fine il gol è riuscito a farlo. Quindi nel complesso ragazzi ha fatto una partita ottima sia in difesa che in attacco, per me il migliore della partita, e il premio che gli è stato dato, il man of the match, è stato assolutamente meritato. 7,5. Rachmani, 6,5. Rachmani un paio di calci d'angoli offensivi, tra i difensori è stato quello meno appariscente tra virgolette, non ha dovuto fare tante chiusure difensive. Dal punto di vista dell'impostazione sempre una certezza, pochissime palle sbagliate. È il peggiore tra tantissime virgolette tra i difensori, ma il peggiore soltanto perché ha dovuto fare meno rispetto agli altri, ma non è che ha fatto una partita negativa, anzi, quindi 6,5. Buongiorno 7. Voglio sottolineare una cosa di Buongiorno. L'azione dove Lukaku dà la palla a Raspadori che poi la spara alta, quell'azione è stata innescata da Buongiorno, che fa questo lancio lungo in profondità per Lukaku. E Lukaku, ragazzi, partiva sulla linea del fuorigioco. Bene Buongiorno in quell'occasione. Poi ha fatto una chiusura molto determinante nel primo tempo sul calcio d'angolo che poi porterà al colpo di testa di Baschirotto. Quindi quando è stato chiamato in causa in difesa ha risposto presente, e poi voglio premiare questo lancio lungo che ha portato poi al tiro di Raspadori, quindi 7. E 7 ragazzi anche a Oliveira, perché ieri Oliveira ha fatto un partitone, specialmente dal punto di vista dei contrasti. Ha tenuto molto bene Dorgu, ha fatto una partita pulita, non ricordo onestamente sbavature particolari di Oliveira, attento, concentrato, preciso, fa tra virgolette assist per Di Lorenzo sul gol annullato, perché il tiro che porterà poi al gol di Di Lorenzo lo ha fatto Oliveira, e quindi è stato anche bravo a riempire l'area, a buttarsi nell'area di rigore avversaria quando era necessario, quindi io il 7 io lo voglio dare. Poi Gilmour, 6,5. Meglio rispetto a Empoli, almeno per il momento non è Lobotka, perché Lobotka ti faceva anche, cioè ti fa anche quel lavoro sporco in difesa, quella schermatura davanti alla difesa che Gilmour per il momento non fa. Però secondo me Gilmour ti dà quel qualcosa in più
quando si deve attaccare. Cioè, lui lo vedo molto un regista offensivo. C'è un'azione in particolare dove lui va a fare questo passaggio veramente che pochi farebbero per McTominay. McTominay poi purtroppo non ha potuto sfruttare quel pallone, però si vede proprio che Gilmour ha la visione di gioco che tanti non avrebbero. Quindi ha fatto nel complesso una partita secondo me buona e decisamente meglio rispetto a Empoli, quindi io il 6,5 glielo do. Anguissà ragazzi, 7, ragazzi, Anguissà ha fatto un lavoro sporco ieri clamoroso. Tutti i duelli, tutti diciamo, i recuperi palla sono stati i suoi. Qui c'è da fare un plauso incredibile a Conte perché io sto rivedendo l'Anguissà che ho visto con Spalletti, cioè un calciatore dominante. È sempre detto, la sua unica pecca è che non porta gol perché lui non è un calciatore che ha i gol nelle gambe, però è quella mezzala, diciamo, che fa il lavoro sporco che ti dà l'equilibrio e che è determinante quando sta in palla. Una cosa non mi è piaciuta tantissimo di Anguissa nella partita ed è, secondo me, c'è una cosa però che non mi è piaciuta tantissimo di Anguissa nel primo tempo, ovvero il suo, diciamo, atteggiamento sul calcio d'angolo dove c'è stato il colpo di testa di Baschirotto. Eccoci qua, siamo al 33esimo calcio d'angolo per il Lecce e guardate ragazzi, Baschirotto sta qui. Baschirotto inizialmente sta lontano, poi si butta, diciamo, dentro la mischia. Il Napoli marca a zona, come potete ben vedere, però se vedete bene il calcio d'angolo, Anguissa, che si trova qui, è fermo, ha un atteggiamento passivo sul calcio d'angolo, gli passano davanti ben due calciatori e tra questi due c'è Baschirotto. Quindi secondo me Anguissa su questo calcio d'angolo, un po' troppo passivo, poteva fare qualcosina in più. McTominay 6,5. Ragazzi, anche ieri McTominay a volte spariva, è un giocatore che non si vede, diciamo, nel vivo del gioco, però quando deve essere decisivo lo è. E mi riferisco al gol dell'1-0, perché sul gol dell'1-0 lui fa questo stacco in aria, svetta più in alto di tutti quanti. Purtroppo Falcone gli ha negato questa gioia, però è lui che innesca il gol di Lorenzo sul calcio d'angolo, ok? Quindi 6,5 per quello, ma 6,5 anche per il lavoro che ha fatto in mediana nei minuti finali di partita, perché nei minuti finali ha vinto dei duelli, si è preso dei falli fondamentali, ha fatto un lavoro sporco, un lavoro difensivo nei minuti finali che è stato assolutamente determinante e che ci ha permesso di portare a casa i 3 punti. Quindi il 6,5 glielo do per questo motivo e poi per il fatto che ha innescato il gol di Lorenzo. Gonge. Io a Gonge do il 6 perché allora Gonge nel primo tempo ha fatto un paio di tiri. Non mi è piaciuto il suo lavoro in fase di copertura, ha sofferto abbastanza a banda. È anche vero che aveva il giallo addosso, quindi secondo me si è anche un po' trattenuto per evitare espulsioni. Ha sbagliato un po' delle scelte a mio avviso, qualche cross sbagliato, qualche passaggio sbagliato. In certe situazioni, secondo me, poteva anche evitare il tiro e magari farla girare quella palla. Quindi do il 6 perché dal punto di vista decisionale, secondo me, non è stato ottimo e in difesa si è un po' sofferto. Ho voluto evitare, diciamo, i voti sotto il 6, a eccezione di un calciatore, perché comunque la partita è stata buona. Però, diciamo, a chi ho dato il 6, tra virgolette, è stato quello che meno mi è piaciuto, ok? Quindi Gonge è uno di questi. Davin Neres poi si prende 6,5. Davin Neres è stato un po' più impattante, secondo me, di Ngonge. Ha messo dentro un paio di assist potenziali con dei cross. Secondo me non è stato sfruttato tantissimo. Infatti a livello di tocchi ne ha fatti 44. Sono relativamente pochi se pensiamo comunque al fatto che il Napoli ha giocato costantemente nella metà campo avversaria. Lui inizialmente parte a sinistra al posto di Kvara, poi viene spostato a destra. Diciamo che per il momento forse è più determinante quando parte dalla panchina, però vabbè, comunque il suo l'ha fatto secondo me ieri. Passiamo adesso a Lukaku, a cui io do il 6. Allora, fare la pagella di Lukaku è stato abbastanza complicato perché comunque lui nel primo tempo, secondo me era da 4, sembrava di giocare in 10. Nel secondo però la storia cambia e secondo me il fatto di aver messo Raspadori vicino a lui ha
ha migliorato la sua partita. Al 54esimo vediamo praticamente una situazione tipica di La Caca, perché che succede? Buongiorno svetta di testa, fa questo assist per Lukaku che si trova praticamente a pochi centimetri dalla porta, la spara al 50esimo anello di San Siro, cioè proprio la porta non la vede mai. Poi però al 75esimo sul lancio di Buongiorno fa questo assist per Raspadori che lo mette praticamente quasi sul dischetto del rigore. Quindi c'è questo dualismo, ok? Si vedono cose importanti, si vedono cose che fanno un po' pensare in negativo. Aggiungiamoci che poi Lukaku non è stato praticamente quasi mai preso in considerazione, ragazzi, perché se andiamo a vedere i tocchi, lui ne ha fatti la bellezza di 20 e, se ricordo bene, è stato forse il peggiore per tocchi fatti. Sì, togliendo i subentranti, è stato il giocatore che ha toccato meno palloni, quindi viene anche poco considerato. Mo non lo so se è lui che magari si mette in una posizione che è poco, diciamo, considerabile, o forse perché il gioco attorno a sé ancora non è proprio il top. Comunque è stato il giocatore che ha toccato meno palloni, però nel secondo tempo è migliorato, ha vinto anche dei duelli fisici, si è visto, è stato più presente, ok? Quindi per questo motivo gli do il 6. Però ripeto, c'è questo dualismo, cose che fanno pensare, cose positive. Ricordiamoci pure che Lukaku è rimasto durante la pausa per entrare in forma, non è proprio ancora in formissima, quindi proprio fisicamente non dico che sta a terra, ma quasi. Detto questo, passiamo ai subentranti. Politano 6. Allora ragazzi, Politano è ovviamente la prima cosa che ti viene in mente, è rigore non dato. E signori, siamo già a tre rigori non dati nel giro di 5 partite, perché ci abbiamo Di Lorenzo contro il Monza, la spinta su Kvara due mani contro il Como, e ieri Politano che prende questa testata da Banda. La palla è bella che è passata e Banda praticamente con una testata va a colpire in pieno Politano, però signori non era rigore, cioè era rigore ma non è stato fischiato. Addirittura il VAR proprio vai tranquillo, rimessa laterale, non c'è niente. Va bene, io sinceramente non riesco più a capire se sono arbitri semplicemente scarsi e quindi proprio abbiamo la classe arbitrale forse peggiore degli ultimi 30 anni o altro. Però è incredibile che nelle ultime 5 partite non sono stati fischiati 3 rigori solari. Non sono rigorini, come dice Capuano su Twitter, che quando parla del Napoli deve sempre fare quello che rosica, no? Quello che deve fare, quello che pensa male. Non erano rigorini, erano 3 rigori solari, palesi, che è stato uno scandalo non darli. Eppure non sono stati dati. Boh, non lo so, non so che dirvi. Comunque, Politano si prende un rigore, ed è il secondo, perché quello contro l'Empoli se l'era preso lui. Tolto questo, qualche errorino in fase difensiva regala qualche fallo, davanti poco preciso, diciamo che gli do il 6 perché si era procurato il rigore, che c'era. Raspadori 5,5, ed è stato l'unico giocatore che ha preso un voto sotto il 6. Ovviamente a lui glielo do il voto sotto il 6 perché comunque ha giocato... Quanto tempo ha giocato? Una ventina di minuti? Sì, una ventina di minuti, però in 20 minuti sbaglia un passaggio veramente illuminante per Kvaratskhelia che si sarebbe trovato a tu per tu col portiere, e quello poteva essere il gol del 2-0, e poi sfrutta male quella palla che gli viene data da Lukaku. Quindi davanti, diciamo, incisivo in negativo, e io gli voglio dare il 5,5. Mi dispiace perché Raspadori è uno dei miei pupilli, un giocatore che io amo, però è oggettivo che è entrato e ha fatto più cose negative che positive, quindi il 5,5 glielo do. Poi ragazzi, per quanto riguarda gli altri, a Kvara non do il voto perché 7 tocchi fatti. Se avesse ricevuto quel pallone da Raspadori avremmo parlato di altro. Coloruncio addirittura fa 3, quindi non posso dare il voto a nessuno dei due. Chiudiamo col mister Antonio Conte che si prende 7,5. Come ho detto all'inizio, io ieri ho visto un Napoli dominante, un Napoli propositivo, e ripeto, non c'è bisogno del gioco spumeggiante di Spalletti o Sarri per fare questo. Quindi secondo me l'ha preparata molto bene la partita. L'1-0 secondo me è figlio del fatto che tu comunque hai sprecato certe occasioni. Quindi ricordiamo Raspadori, ricordiamo Lukaku, ricordiamo il potenziale passaggio per Kvara che è stato sbagliato. Quindi c'erano i presupposti per fare il 2-0, per fare anche un 3-0.
però non sono stati sfruttati. Fa dei cambi che mi sono piaciuti, perché tu comunque sulla 0-0 contro una squadra che comunque è stato più tempo a difendere che ad attaccare, metti dentro il, diciamo, un giocatore offensivo, passi al 4-2-4, è normale che un po' di equilibrio lo vai a perdere, però mi piace che lui ha fatto questo cambio offensivo per comunque dare il segnale di voler andare a vincere. Poi secondo me il cambio di Floruncio è stato intelligente, perché tu comunque torni in una situazione di equilibrio, in una situazione anche dove stavi cominciando un po' a soffrire l'avversario. Ah, poi aggiungiamoci che poi nel finale di partita l'arbitro ha cominciato a dare, a inventarsi letteralmente le cose. Fallo su Buongiorno, viene data punizione a Lecce, che poteva diventare tranquillamente un gol. Va bene. Nel complesso, ragazzi, ha fatto una bella partita e sono d'accordo con Mister quando in conferenza dice che Napoli-Lecce non è stata una partita sporca. Quindi, bravo Mister, bravo Conte. Secondo me è questa la strada che dobbiamo proseguire. Bisogna soltanto avere più continuità nelle prestazioni, secondo me. È un Napoli che comunque dimostra di avere del potenziale. Ci sono i presupposti per fare bene, ok? Per vincere anche bene. Perché comunque l'1-0, ragazzi, è sempre un risultato rischioso. Perché basta un errore e tu prendi il pareggio. E quindi, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Fatemi le vostre pagelle, che io me le leggo senza troppi problemi. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella. Domani, ragazzi, è già vigilia, perché domani è lunedì. Martedì c'è Milan-Napoli. Iniziamo adesso il Tour de Force e vediamo adesso che risposte ci darà il Napoli. Ci vediamo domani e sempre e comunque forza Napoli, e ancora buona domenica a tutti voi.